Sì, il tuo braccio onnipotente sia la nostra sicurezza. Beh, è la prima volta che partecipo alla processione, alla festa di San Donato. Non solo la partecipo, ma l'ho preparata, diciamo così. È la prima volta e quindi posso dire, ecco, ben poco. L'impressione è molto positiva, a parte che ora avete una comunità molto preparata, matura, anche liturgicamente parlando. La processione è molto sentita, ricca di devozione, l'attaccamento visto della gente al braccio è straordinario, la devozione nel baciarlo, nel venerarlo. La conclusione, diciamo così, di questa esperienza posso dire, ecco, che San Donato, posso dire che il messaggio di San Donato è questo. Ecco, la semplicità nell'abbandonarsi al Signore, a far sì che sia Lui a guidare, ecco, la storia. Leggevo prima dal Messale che in giovanissima età, a 14 anni, lui intraprende la vita monastica, a 19 ha già completato la sua vita terrena, raggiungendo vette altissime di santità e entrando così nel cuore della gente. Dal Messale si diceva anche questo, che da tempo immemorabile c'è questa venerazione di San Donato del popolo aulettese, ma di tutta la zona, e la Chiesa ha preso atto di questa devozione, tanto che nel 1725, mi pare, ufficializzò il culto. Ecco, quindi è qualcosa che nasce dal popolo, quindi San Donato nella semplicità è entrato nel cuore della gente, che poi tra l'altro il messaggio del Papa, di Papa Francesco, l'umanità, l'essere vicino alle persone, sentirsi, ecco, compartecipe delle croci della vita, perché poi insieme regneremo nella gloria del paradiso. E poi i santi ci hanno preceduto, li ci attendono, ci aspettano e pregano per loro.